Buon pomeriggio a tutti, io sono Andrea e il talk di quest'oggi è sulla correzione fotografica con GIMP, oppure se preferite la pronuncia inglese GIMP. È un software di grafica molto complesso, quello che vi faccio vedere oggi è solo un metodo molto semplice per sistemare i colori delle fotografie in modo basilare, diciamo, e che comunque già ci consente dei miglioramenti sulle foto. Allora, io di lavoro faccio sviluppatore software consulente e l'anno scorso ho parlato qui a ESC di Recuperabile, che è un software di recupero dati da NTFS, e sono anche un amministratore di GIMP Italia, che è una community italiana di utenti, di appassionati, di persone che usano GIMP e che quindi partecipano sul forum alle discussioni e si danno una mano a vicenda per l'utilizzo del programma. E invece alle 4 parleremo di Ask Ubuntu, che è un'altra community di software libero. Questo talk è relativamente breve, vi faccio solo una brevissima parte di cenni teorici su come funzionano le immagini digitali e quindi come vengono rappresentate e poi manipolate dal software. Poi vediamo due trucchi, diciamo, basilari per correggere i colori. E se rimane un po' di tempo facciamo una demo molto rapida su come correggere la luminosità e i colori della foto. Allora, la prima parte. Allora, non so quanti di voi hanno presente come funzionano le fotografie dentro Allora, le fotografie vengono salvate in una griglia di pixel, che sono dei puntini praticamente, dei quadratini, e tutti questi pixel insieme compongono l'immagine. Queste sono le immagini di tipo raster, quindi ogni puntino colorato è, diciamo, a sé stante. Il software che manipola le foto va a intervenire direttamente su tutti i puntini e i pixel. Questo ci consente di avere un'ampia capacità di modifica delle immagini, possiamo applicare molti tipi di filtri, sia semplici che complessi. Per questo tipo di immagini, dentro a ogni distribuzione Linux, praticamente potete trovare due software liberi molto conosciuti che sono o GIMP o Krita. Oggi vi parlo di GIMP, ma le istruzioni, diciamo, i consigli che vi do per correggere le foto si possono applicare comunque anche con Krita o con altri software. La community italiana, come vi dicevo, è GIMP Italia, questo è l'indirizzo web, se volete potete partecipare anche voi e iscrivervi per chiedere aiuto sull'utilizzo di GIMP oppure anche aiutare gli altri utenti. Allora, com'è che si può lavorare in modo semplice sulle foto per correggere i colori e la luminosità? Quello che consigliano anche i fotografi in tutte le guide che trovate in giro è sempre di partire prima dai colori e poi, una volta che sono stati corretti i colori, se c'è una dominante, per esempio rossa o blu, eccetera, prima si risolve quel problema. Quando è stato risolto quel problema lì, allora si passa a correggere la luminosità e alla fine di tutto si possono fare dei ritocchi per il contrasto. Il fatto di correggere i colori all'inizio serve perché poi, se i colori sono sbilanciati, quando si va a fare una correzione di luminosità si rischia che si peggiora la situazione. Allora conviene partire prima dai colori e poi passare alla luminosità. Ok, una cosa che magari non è al 100% relativa ai colori, però ci tenevo a parlare, visto che siamo una community di software libero. Si legge spesso in giro che le foto trovate su internet sono libere. Questa è una idiozia totale. Le foto, se non sono accompagnate alla licenza, sono automaticamente protette da copyright come tutti gli altri lavori, come il software, come tutto il resto. Quindi anche quando andate a lavorare sulle foto, se volete prenderle per inserirle sui vostri siti o qualcosa del genere, controllate sempre la licenza ed eventualmente anche per fare delle prove sulle fotografie per allenarvi, potete trovare diversi siti che hanno delle foto con licenza libera e che quindi potete utilizzare e ripubblicare seguendo la licenza. Ok.
Allora, per capire un attimo come funziona la correzione delle foto, dobbiamo avere in mente che questi pixel, cioè questi puntini colorati, sono rappresentati in vari modi. Il modo più classico per le immagini che vengono memorizzate in digitale è l'RGB. Questo significa che ogni colore è diviso in tre canali, e quindi ogni colore ha una quantità di rosso, una quantità di blu, e una quantità di verde e una quantità di blu, che combinandosi tra loro vanno a formare il colore desiderato. Mentre di solito i contenuti che vengono stampati vengono lavorati e si ragiona in formato di quadricromia che si chiama CMYK, cioè ciano, magenta, giallo e nero. Però questo è, diciamo, più relativo alla stampa. Poi un'altra cosa che ci torna utile per noi è la rappresentazione in spazio colore lab, cioè c'è un canale che rappresenta solo la luminosità ed è completamente staccato da quelli che sono poi le componenti cromatiche, quindi verde, rosso e blu, giallo. GIMP supporta totalmente RGB, supporta in maniera non perfetta la quadricromia, stanno lavorando per migliorarla. Se volete lavorare in quadricromia, probabilmente è meglio lavorare con Krita, e permette anche la scomposizione in lab per fare i ritocchi sui canali verde, rosso e blu, giallo. Ma lo strumento più importante che utilizzeremo in questo esempio sono le curve di colori, cioè sono uno strumento che ci consente di regolare i valori in ingresso per ogni canale e decidere come escono fuori. Quindi i valori che vedete sull'asse orizzontale, da nero fino a bianco, sono i valori di ingresso. A ogni valore di ingresso la curva ci va a rappresentare qual è il valore di uscita, sicché se la linea è a 45 gradi dal basso verso l'alto, l'immagine è completamente invariata. Invece se io ad esempio sposto verso l'alto, facendola diventare una curva, la linea del canale del valore, che corrisponderebbe praticamente alla luminosità, in quel caso vado a creare una specie di gobba all'insù, e quello mi aumenta la luminosità dell'immagine, perché ogni valore in ingresso corrisponde a un valore in uscita che è più luminoso di quello di prima. Allo stesso modo posso fare lo stesso per il rosso, per il verde, per il blu. Quindi se aumento la quantità di rosso, tiro sulla curva; se voglio diminuirlo, tiro giù la curva. Questo ci aiuta perché i puntini, cioè tutti i pixel dell'immagine, hanno i tre valori numerici, quindi io posso misurare con lo strumento e vedere esattamente qual è il numero che rappresenta il rosso, qual è il numero che rappresenta il verde, qual è il numero che rappresenta il blu. Questi numeri posso aggiustarli utilizzando le curve. Adesso vediamo come si fa. Allora, partendo dalla correzione del colore, il modo più semplice per correggere una foto sbilanciata è considerare il fatto che tutti i punti che sono bianchi, neri oppure grigi dovrebbero avere i tre valori di rosso, verde e blu uguali. Perciò se io vedo una parte della foto che dovrebbe essere bianca, ma poi vado a misurarla e vedo che il rosso è più alto degli altri due valori, significa che c'è una componente dominante rossa, il che significa anche che devo ridurre il valore del rosso in modo da parificare questi valori. Allora noi possiamo mettere dei punti di campionamento con GIMP, vi faccio vedere come si fa, sulla foto, misurare dove dovrebbe esserci un grigio, vedere se tutti e tre i valori sono uguali. Se non sono uguali, li regoliamo in modo che diventino uguali, questo facendolo su una copia del livello. Questa copia del livello la sovrapponiamo a quella precedente in modalità colore, il che significa che la luminosità non viene toccata ma viene cambiato solo il colore, e questo ci riduce le dominanti. Vediamo un esempio pratico. Questa foto, che purtroppo col proiettore non si può vedere tanto bene, però è una foto che ha una dominante rossa, e non so se si leggono i numeri, comunque i numeri di fianco fanno vedere che quelli evidenziati in giallo, cioè i valori del rosso, sono tutti più alti rispetto agli altri due, anche sulle zone che dovrebbero essere grigie. Allora cosa succede? Che noi abbassiamo con le curve il valore del rosso in quei punti lì, li rendiamo uguali al verde e blu e mettiamo la copia in modalità colore. A questo punto, mi spiace che probabilmente con questo tipo di proiettore non si vede tanto bene, però
la foto a destra avrà un aspetto generale più bilanciato, cioè le pareti che dovrebbero essere bianche o grigie o comunque non rossicce si vedono che sono bianche e grigie, e allo stesso modo anche ad esempio la sedia che è nera o il lampadario che è nero non è un nero che tende al rosso, ma è un nero vero. Quindi in due passaggi è stato corretto il colore praticamente. Allo stesso modo per la luminosità, quello che si consiglia di fare è di evitare i valori estremi che sono 0 e 255, ma tenersi leggermente al di sotto. Quindi i punti della foto che dovrebbero essere bianchi si consiglia di tenerli a 245, tutti e tre i canali, e i punti che dovrebbero essere neri si consiglia di tenerli al massimo, cioè al minimo a 10. Questo perché se voi andate a mettere completamente bianco o completamente nero, la foto risulta che ha alcune zone bruciate o sovraesposte o sottoesposte. Quindi tenendosi leggermente sotto al limite si ha un aspetto comunque praticamente bianco, praticamente nero, ma senza bruciare l'immagine. E poi da qua si può aggiustare il contrasto, perché se noi usiamo le curve e le facciamo avere una forma ad S praticamente, che dopo vi faccio vedere nella foto successiva, questa forma a S mi aumenta il contrasto. Quindi se io voglio aumentare il contrasto, invece di fare una curva a gobba semplice, gli faccio una forma a S, e quindi questo mi aumenta visibilmente il contrasto, ma senza esagerare, appunto perché usiamo una curva e non una linea dritta. E poi alla fine questo viene sempre fatto su una copia del livello, la copia del livello viene sovrapposta in modalità luminosità, il che significa che facendo questi aggiustamenti noi abbiamo completamente sbilanciato i colori sulla copia, ma tanto poi noi i colori li ignoreremo e considereremo solo la luminosità. Questo spero che si veda sul proiettore, sì, sicuramente si vede. Allora la foto di partenza è a sinistra e le curve vengono aggiustate in modo che il punto più bianco è quello nel quadratino a sinistra, praticamente sulla testa di un pinguino, e quel punto lì viene aggiustato in modo che sia 2.45, 2.45, 2.45. Il punto a destra invece viene aggiustato in modo che sia 10, 10, 10. A quel punto posso fare un po' di forma a S sulla curva, quindi vedete che non è proprio dritta ma fa una specie di S leggera, e questo mi aumenta leggermente il contrasto. Dopodiché, avendo posizionato il livello in modalità luminosità, avverrà una cosa tipo questa. Questo si vede anche se il proiettore non è di alta qualità, però si percepisce comunque che la foto a sinistra era decisamente sottoesposta e anche leggermente poco contrastata, mentre la foto a destra è correttamente esposta e è stata aggiustata in modo che il contrasto fosse più elevato. Bene, direi che abbiamo fatto in tempo, quindi riusciamo a fare anche una demo di pochi minuti. Ok, se intanto volete farmi qualche domanda, forse le domande forse verranno più spontanee dopo aver visto. Sì. La curva ad S che mi facevi vedere prima era solo sul livello del blu? Dipende dalla foto, cioè io posso regolarle in modo diverso a seconda di qual è la parte che voglio contrastare di più. Nella foto di prima c'era ecco, vediamola qua. Questa foto ha tantissimo blu perché c'ha due terzi che è cielo praticamente. Quindi se io voglio far risaltare quella parte lì, magari contrasto di più, voglio che il blu sia, il cielo sia più chiaro, magari contrasto e che si vedano di più le nuvole, perché adesso è un azzurrino scuro e azzurrino leggermente più chiaro per le nuvole. Se io voglio che si contrastino di più le nuvole, faccio la curva S più marcata sul blu. Allora, partendo da questa foto qui, diciamo, faccio un po' fatica a lavorare perché la risoluzione è piccola, però la risoluzione piccola consente di vedere un po' meglio forse le scritte sul monitor. Allora, questo è lo strumento prelievo colore, e qui ho messo il pannello dei punti di controllo del colore in basso a destra, i punti di campionamento. Tenendo premuto il tasto CTRL e trascinando da sinistra, da una guida oppure da quella in alto,
e sempre tenendo control posso spostarmi col mouse e piazzare un punto. Adesso qui vi leggo i numeri, c'è scritto 193, 187, 173. Questa foto è parecchio sbilanciata, cioè questo dovrebbe essere un muro bianco o grigio, invece qui c'è una tendenza verso il rosso e un po' verso il verde. Poi ripeto, mettendo magari un punto qui che è più scuro, anche qui 134, 111, 105, non sono uguali ma dovrebbero esserlo. E poi ne metto magari uno su, facciamo finta che, ipotizziamo che questa persona abbia i capelli completamente neri, qui c'è scritto 28, 15, 24, sì, non è proprio, no, facciamo la sedia che forse è più affidabile, 35, 16, 26, beh, comunque, e poi magari un bianco più chiaro, vediamo se questo va bene. 210, 219, 216, questo addirittura tende un po' al blu. Proviamo questo qua. Sì. Ok. Allora ho messo 4 punti. Adesso io voglio regolare questi 4 punti, però prima di fare qualsiasi cosa faccio una copia, un duplicato del livello, in modo che il livello sotto rimanga originale e vado a lavorare su quello sopra. Adesso che ho un duplicato, apro lo strumento curve. Allora faccio... colori curve, ok, allora cerchiamo di farvi vedere tutto, beh, mi sposto un po' alla volta. Allora, partendo dal primo punto, se io mi muovo così con le curve aperte mi mostra solo dove va a parare, sul valore, sul rosso, sul verde e sul blu. Però se io tengo premuto CTRL, anche qua, trascino e becco il punto, diciamo che dovrei zoomare per essere più preciso, però facciamo finta che sia giusto, e mollo, vedete che mi ha piazzato un marker qua, che posso trascinare. Allora, rileggendo i valori di prima, l'1 era 193, 187, 173, io lascio quello medio fisso e regolo gli altri due, quindi regolo il 193 che diventa 187, o meno, poi non è che deve essere perfetto, però più preciso è meglio è. E poi il blu. Con le frecce posso anche premere su e giù, ok. Naturalmente anche quegli altri un pochino si regolano, perché anche questi punti sono stati spostati in su, non solo il punto che ho trascinato io. Poi ripeto l'operazione col secondo magari. Eccoci qua, il secondo adesso al blu, che è quello intermedio, quello verde lo sposto un po' in su, e notate che facendo questa cosa inevitabilmente io modifico la luminosità di tante zone dell'immagine, però poi noi scarteremo l'informazione sulla luminosità e tenendo solo i colori, perché vogliamo la luminosità corretta che era quella di partenza, insomma, per il momento. Poi la ritoccheremo più avanti, eventualmente. Bene. Adesso la 3. Non mi ricordo più dov'era. Ah, sì. E la 3 ha il verde, che è basso. Ok. Vabbè. Il quarto non lo faccio, però avete capito com'è il funzionamento. Adesso io faccio ok, questa ha tutte le luminosità scombussolate, però io cambio la modalità di sovrapposizione e la metto in colore o tonalità. Questa è una versione di sviluppo di GIMP, quindi c'è due opzioni diverse. Comunque, modalità colore, che trovate anche sulla versione stabile. E adesso, purtroppo forse sul proiettore non si vede bene, ma questa era tanto rossiccia, si vede che è rossiccia. Se applico questo, adesso vedo la foto bilanciata, forse con i colori leggermente sbiaditi, un po' grigetto tutto, però è preferibile così, perché dopo posso aumentare anche il contrasto dei colori, ma prima devo stabilizzarli e correggerli. Una volta che ho applicato questa cosa posso fondere in basso la foto. Adesso se volessi lavorare sulla luminosità dei colori, sulla luminosità della foto, però qui non si vede molto bene perché sono già abbastanza
già abbastanza buoni. Lo faccio qui perché qui si vede molto di più. Allora, questa foto diciamo che ha già i colori corretti, passiamo alla luminosità. Allora, sempre i punti di campionamento. Adesso mi interessa innanzitutto cercare il punto più bianco della foto, quello che dovrebbe essere perfettamente bianco, e il punto più nero, che dovrebbe essere perfettamente nero. Una cosa che potete fare è usare lo strumento soglia, che è sotto colori sempre, e spostare finché non vedete sparire tutto e i punti che sono più neri rimangono. Quindi diciamo questo pezzo di ala qua sarà il punto più nero. Se mi sposto in qua vedo che la parte più bianca della foto è praticamente questo pezzo della testa del pinguino. Quindi trascino un punto qua e un punto qua. Vedete che questa foto è scurissima perché qua c'è scritto 168, 159, 154. Ok, non è perfetto, ma facciamo finta che sia grigio. Questo dovrebbe essere 245 perché sarebbe il bianco totale, quindi è molto scura la foto. Qua c'è scritto 1089, è praticamente corretto, quindi questa parte qua rimarrà così. Adesso sempre faccio un duplicato, uso i colori, curve, vado a piazzare il punto 2 per primo perché abbiamo visto che è praticamente giusto, quindi rimarrà così. Ok, sì, non l'ho fatto preciso, facciamo finta che sia giusto. E il punto 1 invece vado, ecco qua. Allora, il punto 1 vado a regolarlo, quindi il rosso deve diventare 245 più o meno. Vedete che qua in alto a destra sta tagliando proprio nettamente, però effettivamente se guardate il grafico, l'istogramma dietro, non ci sono punti che hanno valori che vanno oltre, quindi non sto clippando i pixel perché non c'è nessun pixel che va al di là di questa linea, quindi qua posso fare quello che voglio, non succede nulla. Quello che conta è a sinistra. Adesso ho finito, facciamo la stessa cosa col verde. Facciamo la stessa cosa col blu, va bene. Adesso, e qua veniamo al discorso della S, a seconda di come regolo, per esempio il blu potrei regolarlo così e vedo che effetto fa sulla foto. Voglio andare sul rosso, tirare un po', ecco, il rosso, siccome la parte sotto delle rocce è più rossa, si illumina se tiro sul rosso, mentre il cielo è meno influenzato, diciamo. Faccio ok, adesso questo lo metto in modalità luminosità o valore, no, anzi vediamo, sì, valore sarebbe, e qua vediamo praticamente questo era prima e questa è la correzione cromatica, cioè la correzione, scusate, la luminosità. La correzione cromatica l'abbiamo fatta sull'altra foto. Naturalmente potrei anche, se mi sembra troppo, lo riduco un po' di opacità e finché non va bene, insomma. Però rispetto a prima direi che la luminosità è molto meglio regolata. Bene, abbiamo finito, siamo anche giusti. Se volete farmi qualche altra domanda, e se no ci vediamo, adesso c'è un altro talk e poi alle 4 a Ubuntu. Ditemi pure. Va bene, grazie mille.